Rete Zero da Rieti, centro d'Italia. Siamo presso la trattoria La Palazzina, ristorante tipico da 100 anni, un'oasi del buon gusto, e chi abbiamo incontrato in questo locale stasera? Sergio Tardioli. Sergio Tardioli, attore? Teatro, cinema, cabaret, musicista, compositore, autore. E non possiamo dire, è nato a Spello, provincia di Perugia, eh? Però cresciuto all'università di Perugia, città universitaria. Poi piccolo teatro di Milano con Giorgio Strehler e tutto il teatro italiano, Modugno, Milva, Tino Carrara, Tino Carraro, Lia Zoppelli, Walter Maestosi, insomma, signori miei, era l'anno di cui tutto il teatro italiano era al Piccolo di Milano, 1972, piccolo teatro di Milano, Giorgio Strehler il regista, e che cosa dobbiamo dire, quell'anno lì avevamo tre lavori fondamentali: Il Giardino dei Ciliegi con Valentina Cortese, che è ancora in vita quando ci incontriamo e fa: caro, 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 come stai? Una storia importante da raccontare che nasce in quel di Spello. Vabbè, è nato a Spello fisicamente, chiaramente. Poi ormai del mondo, perché sono cresciuto, nato a Spello, poi cresciuto a Perugia, all'Università di Perugia, già facevo con il CUT, Centro Teatrale Universitario, di cui facevo già il protagonista del Tartufo di Molière al Teatro Regio di Parma. 1968, oddio che vergogna, quanti anni sono passati. Da lì il grande salto, perché in quel tempo già collaboravo con Radio Perugia, qua e là per l'Umbria, te la ricordi, Pompeo, Caterina, Poldino, dai. Il mio babbo e la mia mamma sta giù con le manine cocco, che fai, meni? Ne so, beh, e così era la famiglia perugina. Poi a Roma invece c'era Orazio Pennacchioni, viva Roma, bassa Lazio, questo era Isa Di Marzio, mancata da non molto, ma gli anni passano per tutti. Vabbè, poi da lì, da Perugia, io sono andato a Milano con una valigia e tante speranze, senza un quattrino. Bisogna far la fame per fare gli attori, è così, ditelo a Lando Buzzanca, che siamo i precursori della fame. Lui ha avuto più fortuna di me, mi sta benissimo, non bene. Quindi a Milano sono andato, ho incontrato per strada Giorgio Strehler, il più grande regista del secolo, del millennio, di sempre. Giorgio maestro, gli dissi per strada, e dico: senta, io vengo dalla provincia, da Perugia, voglio sapere se posso fare l'attore. E lui, sai che mi disse? Sì, ti ascolterò al Piccolo fra un mese. Preparati, non mi dire poi che non sei preparato. Non hai avuto il tempo. Vabbè, e io infatti vado a trovarlo. Vieni a Villa Frua a Portofino. E io, come un piccolo nanetto, andai a Portofino. Dopo un mese andai su questa villa bianca in cima al colle di Portofino, e lui mi apparve davanti alla porta. Chi sei? Sono Sergio Tardioli, maestro. Ah, sì, vieni, ti aspettavo. Grande l'emozione, ragazzi, di fronte a tanta cultura, a tanto teatro. Capelli bianchissimi e argentei, questa figura immensa teatrale. Ed io lì accennai soltanto un piccolo pezzettino dell'Uomo dal fiore in bocca di Pirandello. Sfacciatamente mi avvicinai e gli dissi: maestro, permette, scusi, lei è egregio signore, c'ha la morte addosso. E con quelle due dita protese prendo e butto via. Sarebbe magnifica. Ah, sì, mi dice lui. Bravo, ti ascolterò. Vieni al Piccolo Teatro fra un mese. E al Piccolo Teatro presentai invece il monologo, già emozionatissimo al Piccolo, il tempio del teatro del mondo in quel tempo. E da solo, lui in sala con 5 assistenti registi, ad ascoltarmi. E io non lo vidi fare mai da nessuno, non l'ho copiato mai. Feci il Malvolio della dodicesima notte di William Shakespeare. Il Malvolio è un maggiordomo
che si crede di essere bello e che la padrona, Regina, è innamorata di lui. E gli amici scrivono una lettera per scherzo con tutte allusioni che lui è bello, che gli piace. Oh, questo Sigaso, questo maggiordomo, sarò strano e superbo con le mie calze gialle e le mie giarrettiere incrociate. Vado subito a mettere. Questo è un brano del Malvoglio della dodicesima notte. Così, dal piccolo teatro in quegli anni c'era appunto, ripeto, Giardino dei Ciliegi, Opera da tre soldi e Re Lear con tutti i giovani. E tra cui appunto nell'Opera da tre soldi eravamo 42 attori, 6 orchestrali, trombe, Raul Ceroni in buca, e noi cantavamo, ballavamo, recitavamo in 4 tempi da 45 minuti l'uno. Modugno all'ultima a Milano mi diceva 2500 persone ogni sera e mi faceva spalluccia e canta, noi piangevamo, non riuscivamo a cantare. Beh, emozioni uniche, no? Uniche. E questo è quanto riguarda. Poi se vuoi da domandarmi ancora. Di tutto, di più, già stai raccontando brani di storia, del teatro, quello vero, quello dei grandissimi. E hai avuto modo, peraltro, di conoscere grandi personaggi nell'ambito del tuo percorso artistico. Dovessi citare alcuni che per dignità, per valore o per originalità o per affetto ti sono rimasti nel cuore? Beh, l'ultimo lavoro che ho fatto nel 1996 è stato una grande pièce. Era con il grande Turiferro, ultimo rimasto dei grandi, da Salvo Randone, con queste voci belle e rotonde. Turiferro. Kim Rossi Stewart, il giovane debuttante con cui io avevo fatto fare un film e lo prendevo a lavorare in Senza Pelle, il film di questo giovane che poi era controverso, ma senza pelle significa non avere veli, non aver pudore. Ed era un giovane spontaneo, allora Kim era un ragazzo per la sua bellezza. Le file a Napoli, mi ricordo, con i vigili urbani per tenerle in fila per l'autografo. Quindi poi mandavano le rose anche a me, perché io in quella pièce recitavo la parte del nazista, il cattivo, che Dio, siccome Dio era Kim Rossi Stewart, lo faceva diventare ebreo, il massimo per un nazista. E quindi poi Turiferro era Freud, la più grande mente del secolo, ateo Freud, e Dio in persona che lo sfida, che gli dice: tu Freud a Dio, tu non sei un Dio, tu sei un demonio perché permetti questo, questo e questo. E allora Dio gli risponde: vedi Freud, io ho dato all'uomo la libertà di scegliere il bene e il male. Se avessi imposto non sarei più un dio, sarei un re. Mi vedi con l'arco e le frecce? E questo era Dio. Beh, una pièce veramente eccezionale, con più belle soddisfazioni. Poi altri aneddoti, dimmi. Io ti faccio così dei nomi e dammi così un piccolo ricordo. Hai citato il grande Domenico Modugno. Domenico Modugno, questi, pensate che fare spettacolo in tutto il mondo cantando e recitando per 45 minuti, 4 tempi da 45 minuti, dovevamo fare 3 cambi di camice per il sudore. Ragazzi, era una cosa, 42 attori, 6 orchestrali, 6 trombe. E quindi la più grande soddisfazione. Erano attori americani famosi che avrebbero pagato pur di fare una particina nell'Opera da tre soldi di Bertolt Brecht. Lee Strasberg, che era la scuola di allora e che ancora persevera, insomma, chiaramente. E ci guardavano e ci assistevano con degli occhi grandi così. Hai lavorato anche con Raimondo Vianello. Raimondo Vianello, ho fatto varie puntate di Casa Vianello. Ero l'imperterrito maresciallo dei carabinieri, lo arrestavo sempre. Ah, grande artista Vianello, grande arguto, gran signore.
Grande, grande. Vabbè. E altri personaggi che ti balzano? Don Matteo, cioè anche vabbè, televisione, sì. Televisione, hai fatto anche Don la Matteo tua puntata con Don Matteo. Con Don Matteo ho fatto due puntate, di cui una in particolare. Ero il contadino in quell'episodio che tutto il paese viene ricoverato all'ospedale per un'intossicazione. Ed erano le mele intossicate. Io vado a denunciare lo smarrimento del pesticida e poi tutti erano convinti che io avessi avvelenato il paese. Mentre era arrivata una coppia da Roma che non sapevano fare i contadini, avevano rubato il pesticida e avevano avvelenato il paese. Beh, insomma, era divertente. Poi Thomas Millian. Vabbè, Thomas Millian è l'ultimo film che hanno rimesso in giro, è appunto il delitto al ristorante cinese, no? Con Thomas Millian. Beh, una commedia ancora all'italiana vecchio stampo. Io sono appunto il finale del film, ero questo vigile che lui aveva giurato di non dire più parolacce, sta costruendo la sua casa con il tetto, era al riparo da ogni ingiunzione dei vigili, e invece io arrivo, cioè io ho il decreto ingiuntivo, ti faccio scaricare tutto. Allora dice, ti ci devi pulire il... dice la parolaccia e cade dal tetto e finisce il film. E il film che sei orgoglioso di aver fatto? Beh, orgoglioso, è stato un film particolare. Ho fatto il film con Antonioni, sempre con Thomas Millian, Grolla d'argento a Cannes, Identificazione di una donna. E poi ancora più recentemente era il film con Lizzani, ed ero il giornalista, dunque il film era Celluloide, che c'era Almina, c'era Massimo Ghini, poi c'era anche una particina del regista, va bene, e quindi è stato un film di storia, era la storia del cinema a Roma, e quindi questo è uno dei film. Poi teatralmente io voglio ricordare 2 anni con l'indimenticabile Gino Bramieri al Teatro Sistina, dove io mi vedevo quello sul neon Sergio Tardioli scritto nel cielo. Io dico, ma come? Sono arrivato lì? Ma no, non è possibile. Ma era una particina, cioè in una rivista di Garineo Giovannini, chiaramente è sempre una cosa importante e storica, no? Gino Bramieri nella vita com'era? Era il più grande clown divertente del mondo, guarda. Poi, finita la scena, io e lui abbiamo vissuto 2 anni, io e lui come una coppia. Niente, per carità, assolutamente, non pensiamo male. Ma recitavamo, viaggiavamo, dormivamo negli stessi alberghi e mangiavamo i ristoranti, negli stessi ristoranti. E quindi... Un ricordo di un aneddoto. Gino, che ti do dire? Abbiamo avuto un aneddoto brutto, perché morì quell'attrice, la moglie di Aldo Giuffrè. Andammo fuori strada. C'eri anche te in macchina? Dai, mi racconti una cosa terribile. Guidava Gino, io ero dietro, e pensa che la Liana Truchet, che recitava, era la coprotagonista con Gino, mi chiese a me la sera prima, Sergio, ti dispiace se vengo anch'io domani con voi? Oh, dico, Liana, dico, scusa, è la macchina di Gino. E insomma, andammo a prendere, prese il mio posto a fianco del guidatore. Pensate il destino, come, e se Dio ha voluto così, che non lo so, io mi sono difeso perché mi sono accorto di tutto, che andavamo nel burrone perché la macchina era impazzita, viscida, il ghiaccio, eccetera. Vabbè, quello è un aneddoto brutto, dimentichiamolo. E una, sì, però una nota, io ho vissuto ovviamente come notizia questo evento. Così, il terribile passaggio di chi dovendo far ridere si porta la tragedia nel cuore. Come ci si riesce? Come ci si riesce? Il teatro è una legge per tutti. Muore tuo padre, tua madre, lo spettacolo deve continuare. La cosa più brutta è quando ci sono di mezzo dei soldi. Purtroppo si creano equivoci, lotte per ottenere di più di quello che magari... Come si fa a dare il prezzo ad una vita? Io lo trovo talmente assurdo, giusto? Torniamo alle domande così a raffica. Ti ho chiesto il film che sei orgoglioso di aver fatto, quello che avresti preferito non fare.
se c'è. No, non fare, no, a me piace tutto il cinema, mi piace tutto del cinema, qualsiasi. Ho fatto persino dei film che non sapevo che erano porno, io ve lo dico, io l'ho fatto ingenuamente con i pantaloncini, col costumino, Le Tre Grazie si chiamavano il film. Dovevo andare a cercare che si erano tutti sulle natiche delle signore e io passavo da una stanza all'altra per scoprire la farfallina, no? Beh, io non avevo fatto niente, insomma, certo. Tranne qualche citazione un po', però poi hanno detto che hanno visto il film con un po'. E che film era? Sì, perché ecco, l'hanno venduto, non lo so, io, ma vai a ricercare che è successo. E infatti ci fai riflettere sul fatto che l'attore gira la sua parte, gira la sua tessera, poi il mosaico lo scopri dopo. Lo scopri dopo, è vero. Il film invece che avresti voluto fare, una parte che ti è mancata e che insomma ecco, avresti desiderato fare. Beh, ce n'erano parti nel Brancaleone, alle crociate, lì ci sono delle parti, a parte il mio dialetto umbro, no? Sì. So umbro qua, un orcino, se parla così, no? Allora voglio dire, però la cosa più recente di cui io, anche perché continuiamo qui, si parlano giorni, eh? Io c'ho da parlare per giornate intere, recitare per 7 ore a memoria, se volete io le faccio, però credo che non sia il caso, no? Chiudiamo con questa immagine. Il contadino più famoso d'Italia, l'immagine che è andata nel mondo, è questo contadino che dice alla mucca: no, no, non so cosa mangi. E questi sono stati gli spot del parmigiano reggiano, il re dei formaggi, che è l'orgoglio d'Italia nel mondo. Attualmente stiamo preparando uno spettacolo teatrale sulla storia del parmigiano reggiano, che è il vero orgoglio d'Italia nel mondo. Non c'è Ferrari che tenga, scusate. Ma a questo proposito di questo spot, che poi è costato una cifra importantissima, e hanno scelto te come protagonista, c'è un aneddoto da raccontare. Ecco, qui c'è un calendario, anche stato fatto un calendario. Solo le veline, oh ragazzi, ci sono anche gli uomini, Ma c'è un aneddoto. I ragazzi ridono, Ma c'è un aneddoto legato a una dimensione sacra, Sala Nervi. Sala Nervi, vediamo certo. Un po'. Questo vediamo è il frutto po'. Della popolarità, sì, che mi ha dato il parmigiano reggiano. Perché sai, quando vai tutti i giorni, 7 volte in televisione e vedi questo contadino che caccia la mucca che gli viene da tutte le parti per mangiare bene, allora sai, si diventa popolari, no? Così Pippo Baudo al Teatro delle Vittorie mi intervista e mi dice: ma tu sei un attore serio? Lo so, Pippo, dico, vabbè, vengo da Giorgio Strella. Però mi hanno scelto perché hanno fatto un provino in tutta Italia, in Europa direi, e allora mi hanno tinto i capelli perché avevo i capelli neri. Allora, la popolarità di questo spot mi ha portato un giorno in Sala Nervi, il Vaticano, e c'era un'udienza del mercoledì e c'era il Papa Benedetto XVI. Grande, grande Benedetto, cultura immensa, una sensibilità, un uomo chiuso, difficilmente che rideva. Io non l'ho visto mai ridere, Papa Benedetto. Beh, quel giorno io ero in prima fila con dei colleghi attori. Quando è arrivato il mio turno, che lui è arrivato a distanza di qui 2 metri così, e adesso che gli dico? Dico: io sono Sergio Tardioli. Ma chi è Sergio Tardioli? Scusa. Allora mi sono inventato in quel momento e dico: adesso gli dico che sono l'attore del parmigiano reggiano, quello della mucca. Allora io mi sono presentato e ho detto: santità, io sono l'attore del parmigiano reggiano. Al che lui mi viene con i suoi passettini vicino e mi fa: ma lei è quello della famosa mucca che vola? Dico: sì, santità, e guardate che faccia che ho fatto, guardate che faccia che ho fatto quando il Santo Padre ha esclamato questo. Adesso, santità, complimenti, lei è eccezionale, segue tutto. E poi non è finita lì, io ho continuato e gli ho detto, dico: santità, dico, poi lei ha scelto il nome Benedetto, e i benedettini sono gli inventori del parmigiano reggiano nel 1200. Gli ho dato la botta di cultura. Allora lui ha recitato: bravo, bravo, bravo! E allora tutti a ridere, i cardinali, è stata una cosa. Ho firmato 400 cartoline autografo quel giorno. E le guardie svizzere del Vaticano erano diventato popolare, e tuttora è restata la conoscenza. Sergio, dicevo,
compositore musicale. Come nasce questa tua vena compositiva? Ti voglio raccontare un aneddoto. Negli anni 70 Gianni Morandi cantava, faceva serate, ti ricordi, no? Grandi platee. Bene, cantava divinamente perché la voce è stupenda, simpaticissimo. Ebbene, lui non conosceva le musiche, le note. Una sera in aereo da Milano a Roma Gianni stava facendo il solfeggio. Dore mi fa sola si si la salva mi redo. Dico, ma c'è Gianni, che fai? Perché abbiamo fatto una fiction insieme con Gianni Morandi ed era intitolata Una voce per il cuore. Te la ricordi con Gianni Morandi, il mister, poi c'era Andrea Roncato, Mara Venier e io ero il sindaco. Quando lui torna al paese, ritorna al suo paese natio. E vabbè, allora con Gianni Morandi parlavamo di musica. A quel tempo io però avevo già fatto l'esperienza con Giorgio Strehler e Modugno in opera da tre soldi. Milva Modugno, Giulia Lazzarini, Gianni Agus, Gianrico Tedeschi, più grande attore che abbiamo ancora vivente. Pensate che Gianrico Tedeschi canta in italiano le opere filmate in inglese, Camelot, è doppiato da lui, cantato da lui. Pensate che attore che abbiamo ancora in Italia, è il più grande attore per me vivente in Italia. Spariti tutti gli altri, va bene, e questo è quanto. La musica quindi mi sono appassionato, perché cantando con Modugno, provino con Giorgio Strehler che mi fece cantare il Trescone toscano, non so se lo conosci, te lo faccio un pezzettino che dice... Svegliatevi dal sonno, dormiglioni, che giunta è per voi la gran giornata. E sa mangiar del pollo e del piccione e ber del vin che viene dalla campagna. È così Giorgio, sì, sai fare il tuo mestiere. E mi prese a recitare nel Teatro Italiano. Nel frattempo Gianni Morandi si era messo a studiare. E io altrettanto... L'avevo già fatto in precedenza, in gioventù, scrivevo le note per note, il rigo, gli spazi, i solfeggi, eccetera. La Ginetta, la cantante di Milano, ha insegnato a tutto il cabaret d'Italia, da Gianni Magni a tutti quelli di Milano. Vicolo Miracoli, no? Ti ricordi? Insomma, tutto il teatro di cabaret, perché come cabaret io ho fatto la chanson, con Luciana Turina facevamo uno spettacolo di cabaret. E te ne faccio un pezzettino, vuoi farlo? Fammi da spalla, eh? Allora, Fulvio, senti qua, fai con me. Tre volte. Allora, uno, due, tre. Ci siamo affiatati. Allora, pronto? La 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 la, eccoci qui, stasera noi vi presentiamo quel che voi non credereste, ma si sa, quel che diciamo è verità. L'Italia fu, questo si sa, maestra di gran civiltà e grandi geni in quantità nel mondo sparso sempre ha. Ma oggi di la situazione si è un po' changé. E cosa abbiamo? La merda lì, la merda là, la merda un po' da tu le par. E questa era una introduzione del cabaret della chanson. No, vedi che abbiamo toccato tutto. Abbiamo teatro, toccato cinema, pubblicità, musica, che altro? Che altro? Facciamo a mangiare bene. Il buon gusto dalla trattoria, che cosa alla vuoi? Palazzina. Mi fanno assaggiare le cose più buone. Certo. Essendo il testimone del parmigiano reggiano, che non c'è di meglio, le roi de fromage incoronato dai francesi, il che è tutto dire. Quindi nella mia girovagare d'Italia sto girando un film in questi giorni con Pupi Avati. Pupi Avati sta facendo un film sugli immigrati, sono dei bambini immigrati ed io faccio questo medico pediatra e vabbè, piccola cosa però importante. E allora sono alloggiato qui a Poggio Mirteto, perdono, mi sono dimenticato del paese. È una casa della nipote del Papa Pio XII, di Papa Vacelli, e ho il piacere di dormire lì perché il resto del giorno lavoro. Però torno nelle mie patrie al nord, da Ratzinger a Pacelli. Dalla Pacelli, dalla Cia Pacelli, e quindi Papi, infatti. E beh. Senti, per chiudere davvero, Sergio, un'intervista in cui... Non dimentichiamolo. Mangia bene. Ma io abito a Loano, provincia di Savona, c'ho il mare a 200 metri, ho un appartamentino che
mi viene l'aria, non esiste inverno, è una cosa stupenda. E mi sono innamorato di quelle parti lì e poi mi muovo. E quindi nel mangiar bene, un mio amico di Genova, che è un direttore di banca, mi ha detto: vai a trovare Peppe Amici, la piazzetta, la palazzina, che mi sono sbagliato, sono andato a finire da un'altra piazzetta, la palazzina Rieti. E oggi sono approdato finalmente, in previa telefonata, perché non riuscivo a trovarlo, non era molto facile. Comunque è famoso, si mangia bene, dobbiamo dire, come in tutta Italia. Però chi ama il cibo, ama le persone, ama il quieto vivere, a vivere bene, vive con entusiasmo. Quindi, se volete un consiglio, signore e donne, giovani, appassionatevi ai cibi buoni, dedicate la vita alla ricerca della qualità, non siate frettolose sul mangiare. Un bel messaggio, e un uomo che ha vissuto la vita intensamente, che ha percorso e sperimentato tutti i campi dell'arte, che cosa ti aspetti ancora, un tuo desiderio incompiuto che vorresti vedere realizzato nei prossimi anni? Beh, vivo la vita, in questo momento sto lavorando a un progetto molto 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 bello, direi universale. Dai. Perché riguarda proprio la storia del parmigiano reggiano. Pensate, sono 800 anni di storia, tutti i personaggi di questi 8 secoli, i più importanti: Napoleone Bonaparte, Molière, Pavarotti, non si muoveva se non aveva la sua forma di parmigiano con sé, Giacomo Casanova lo mangiava lui e lo dava alle sue donne perché era il suo Viagra. Ma no, è scientificamente provato, perché va in circolo dopo 25 minuti, non a caso lo mangiano i ciclisti in corsa per recuperare le energie. Molière, prima di morire, voglia una bella scaglia di parmigiano reggiano. Napoleone non vedeva l'ora di finire la guerra per andare a mangiare il parmigiano con Luigi. Beh, questi sono alcuni aneddoti di 800 anni di storia. E quindi poi c'è una cantante lirica italiana, che ancora non faccio il nome, di cui è interessata, potrebbe essere interessata, perché Giuseppe Verdi, nato a Parma, Roncole Verdi, quando gli domandarono: maestro, qual è la sua più bella partitura? Il mio parmigiano. E con questa battuta chiudiamo il cerchio. Parmigiano reggiano, che ha regalato notorietà universale vaticana, ma ecco, che diventa anche qualcosa di più, anche magari, ecco, giustamente un progetto a venire, di cui avremo modo di parlare. Sì, perché poi, anche perché a fine spettacolo faremo degustazione a tutto il pubblico di questo meraviglioso prodotto, con un po' di lambrusco siamo a posto, che no? Non guasta. E poi pensate, gli ottantenni, settantenni sono il pubblico giusto. L'osteoporosi viene dai 50 in su, dopo la menopausa. Grazie di cuore, Sergio Tardioli, Arieti, Centro d'Italia. Saluti a tutti.